mancato. Il risultato, perché abbiamo perso e quindi il risultato non, a mio avviso, è ampio per quello che si è visto sul campo. Direi che l'azione che ha determinato praticamente la partita, che ha acceso un po' gli animi e è diventata praticamente poi un'arena, è stato l'episodio sul quale potevamo battere una punizione dall'Inter ed è scaturito una ripartenza sulla quale ci hanno fatto gol in modo rocambolesco e tra l'altro è scaturita anche l'espulsione di Bernardi. Direi tutto là si riassume in una partita tutto sommato bloccata, nella quale avevamo contenuto bene una squadra che c'è superiore. E pazienza, però la squadra ha dato tutto quello che aveva, è stata in partita fino al terzo gol, perché sul 2-0 abbiamo avuto 3-4 situazioni clamorose davanti al portiere e già sull'1-0 anche con Giampa potevamo pareggiare. Abbiamo avuto le nostre occasioni negli episodi determinanti della partita, non siamo stati bravi neanche fortunati, direi. Il possesso palla del Foggia gli ha messo un po' in difficoltà, specialmente nella prima parte, quando l'approccio non è stato ottimale, soprattutto a centrocampo con quelle triangolazioni veloci 1-2. Ma le abbiamo concesso noi, perché noi abbiamo deciso di partire un po' più bassi, loro si passavano la palla nella loro metà campo, quindi hanno fatto una sola ripartenza, loro praticamente ci hanno fatto quelle ripartenze, quindi non è stato il possesso palla che ha determinato la vittoria del Foggia. Sapevamo che loro hanno questa caratteristica di gioco, ma gliel'abbiamo concessa perché sapevamo che nel momento in cui lo facessero nella loro metà campo erano praticamente innocui, come realmente è stato. Gli episodi hanno spostato la partita dalla loro parte. Poca lucidità sotto porta da parte del Catanzaro, È ovvio, perché quando si arriva 5 volte davanti al portiere è normale che... Però è importante arrivarci, sì, sì. La squadra è viva, è determinata, a me veramente questi ragazzi mi sono piaciuti, perché c'è questa differenza del punteggio che non esprime realmente quanto si è visto. Solo questo è il rammarico, perché il risultato è troppo ampio e i ragazzi non meritavano. Mister, al di là poi della forza del Foggia, che mi ha visto è stata la squadra insomma più forte che abbiamo incontrato finora, forse la gara si è decisa un po' a centrocampo, in partite come queste con squadre tecniche che fanno del palleggio il possesso palla la loro arma, forse ecco, in futuro infoltire la mediana potrebbe essere anche una soluzione, non so se ne ha tratto qualche indicazione dalla gara di oggi. Noi abbiamo giocato con tre centrocampisti, quindi... No, dico infoltire nel senso magari... Proprio perché abbiamo giocato con tre, forse giocare con una linea 4, la linea 4 ti consente di giocare con due centrocampisti, perché due saranno gli esterni, secondo me. Quindi si crea un 3 contro 2 con una superiorità più evidente. Io non penso che il Foggia ci abbia messo in difficoltà in mezzo al campo, perché palleggiavano in modo non pericoloso. Anzi, se andiamo a vedere bene, loro non avevano superiorità, perché noi avevamo Foresta che andava a prendere Vacca. Avevano l'uomo libero, che è il loro centrale di destra, perché l'avevano preparata così, perché quello che tecnicamente ha qualcosa in meno rispetto agli altri, e lui usciva praticamente, non avevano questa fluidità di gioco che normalmente hanno. Quindi eravamo comunque con Giampa e Agnello sui due interni di centrocampo, e Foresta andava a prendere Vacca vertice basso. Quindi che poi loro siano più bravi tecnicamente è un dato evidente, però non penso che la partita si sia decisa là, perché è stata decisa da quel contropiede dove ne è scaturito un fallo non a nostro favore, l'espulsione, quindi secondo me è tutta là. Secondo me. Mister, Sarno ha messo in difficoltà la difesa del Catanzaro, quello che lei preconizzava ieri, cioè un brevilineo, forse è stato decisivo. Ci ha messo dopo in difficoltà, quando la partita era in equilibrio, ho visto una partita bloccata, una partita tattica, e l'episodio l'ha portata a favore loro, e poi dopo loro ne hanno approfittato, perché hanno qualità, hanno giocatori in brevi linee che negli spazi possono dare fastidio. Per il resto, il primo tempo ho visto una partita abbastanza bloccata, decisa da quell'episodio. Difesa un po' da reinventare per la prossima partita. Eh sì, in difesa ci penseremo da martedì in poi, saremo comunque 11 battaglieri a Castellammare.
Mister, si aspetta qualcosa dal mercato in settimana? Io non sono stanco di parlare di mercato, perché da oltre un mese ti ho espresso quello che sono le mie valutazioni, e quindi non parlo più di mercato, sono stato abbastanza chiaro e adesso non parlo più di mercato. Punto. Grazie.